Serata particolare questa, è la serata di inaugurazione di questa nuova gestione dell'hotel ristorante Erbaluce di Caluso. Uno chef che di tradizione ne conosce molta, ha fatto un pochettino la storia della tradizione canavesana nella ristorazione, si chiama Diego Baro, accompagnato in questa avventura dal fratello Walter Sopeye, da tutta la famiglia. Diego Baro, chef dell'hotel ristorante Erbaluce di Caluso, con Diego e anche consigliere regionale della UIR, quindi Unione Italiana Ristoratori, inizia questa sera una nuova avventura in questo bellissimo hotel. Come ti senti innanzitutto? Un po' così, un po' frastornato, anche perché non mi aspettavo così un'affluenza di amici e così di massa e tutto. Sono contento perché vuol dire che ci vogliono bene, noi vogliamo bene loro e facciamo festa. Stasera è una serata di festa, è buono. La tua cucina è una cucina di tradizione, così sempre hai fatto nel ristorante, credo, nell'altro tuo ristorante, credo che continuerai con questo, vero? Sì, certo, noi continuiamo con la nostra tradizione canavesana, piemontese, non disdegniamo di fare anche qualcos'altro ogni tanto, anche per cambiare, per divertirci un po', però i nostri piatti forti sono la cucina piemontese, i nostri fritti misti, i nostri tufei, i nostri bolliti e i nostri risotti. All'inaugurazione del ristorante Erbaluce abbiamo trovato un amico di sempre che è Giorgio Lazzara, è un professore di cucina di un istituto alberghiero di Ivrea che si chiama Ferdinando Prata, più che un alberghiero è un professionale, è ovviamente è amico di Diego Baro e anche collaboratore in certe occasioni. Ho visto che tu sei qua con i tuoi ragazzi, raccontami, sono ragazzi di quale anno e come si sta muovendo l'insegnamento alla tua scuola quest'anno? Bene, sono ragazzi del terzo anno questi, hanno quindi fatto 2 anni di scuola professionale, adesso stiamo riniziando la scuola, tra pochi giorni saremo a pieno regime. I ragazzi come al solito quando fanno queste attività ci mettono sia il cuore che la passione.